Buongiorno a tutti, oggi abbiamo un ospite speciale che sta per andare a scuola e nel frattempo abbiamo messo la pasta a cuocere, mangiamo e poi andiamo di corsa a scuola e nel frattempo volevamo fare l'ultimo video haul, l'ultimo, in realtà è il primo che faccio per loro perché oggi parliamo di vestiti. Ah, sei tu che fai questo rumore? Oggi parliamo di vestiti per bambini. Quando ho fatto le valigie, o meglio, ho fatto il decluttering pre-partenza la scorsa primavera, ho cercato di considerare appunto il fatto che dovendo fare il trasloco poi in estate avrei dovuto evitare tutte quelle cose che non stavano più o non sarebbero, non sarebbero state più ad entrambi nel giro di un mesetto. E quindi ho detto, vabbè. Mi porto il minimo indispensabile autunno-inverno e ci porto quello che effettivamente gli starà per tutta la stagione e il resto verrà necessariamente ricomprato. Ieri sono andata da H&M con i bambini, ieri per noi era domenica, ho avuto questo momento di assoluto coraggio, per cui sono uscita e sono stata tutto il giorno con loro in un centro commerciale. Qui i centri commerciali sono delle zone commerciali, come se fossero dei villaggi praticamente, quindi all'aperto. È stata una giornata, come dire, un incubo. Allora, siamo andati come prima cosa da H&M. Io ho fatto un giro prima di andare da H&M. Sapete che io compro, da quando è nato Tommaso, per i bambini compro sempre solo al 99% solo da H&M. Bello avere questo suono, questa canzone come sfondo, eh? La colonna sonora di oggi. Oddio mio, ho dato uno sguardo ai vestiti che ci sono in altri negozietti in cui sono andato, anche da Target. Sinceramente, per prezzo e soprattutto per qualità non mi piacciono. Sai quanto dai fastidio alla gente che sente tutte queste cose? Dai, facciamo vedere che cosa abbiamo comprato, Ele. Allora, innanzitutto quello che hai addosso, perché Eleonora stamattina ha avuto un momento in cui per la prima volta nella vita sua si è voluta preparare in anticipo e senza fare storie per indossare le cose nuove, ovviamente. Tenete conto che oggi all'improvviso, da stamattina, fa 1 grado. Adesso si è risollevato un vento incredibile, quindi devo ricominciare a togliere bandiere, decorazioni e tutto quanto. E mia figlia vuole uscire così. Vabbè, allora vi facciamo vedere queste. Facciamogliele vedere. Eleonora ha scelto un po' Dorothy, un po' Frozen, perché sono praticamente le ballerine di Dorothy, solo che non, rosse non c'erano. Ha preso queste ballerine. Da una parte c'è Elsa, da una parte c'è Anna. E quindi abbiamo queste fantastiche ballerine super glitterate, le più belle di questo mondo, che hanno anche il tacchetto, lo vedete? Poi, e queste di H&M, abbiamo preso anche da Target, l'unica cosa che ho preso da Target, perché poi ci sono andata dopo, sono dei collant, perché non c'era calzamaglia, io volevo una calzamaglia un po' più come questa che vi faccio vedere adesso, solo che ne ho trovato una soltanto, non so perché H&M non ne aveva, probabilmente le avrà soltanto online, e Target aveva due cose in croce, non so per quale motivo. Allora, la calzamaglia, ti metti in piedi? Ti metti in piedi? La calzamaglia è questa, quindi è una calzamaglia bianca in cotone, un po' spesso, non di quelle proprio grosse grosse. Vieni qua, vedete c'è anche il glitter in faccia, con i cuoricini. E poi abbiamo preso anche, vieni qua amore, dai, abbiamo preso anche queste, il marchio di Target è questo Cat & Jack, e sono dei collant opachi, io ho preso 4-5 anni, vedo che vanno bene, e ho preso blu scuro, bianco, grigio per averli. Poi H&M, allora abbiamo preso questa bellissima felpa che le ha indosso, perché ovviamente doveva indossare una felpa pesante, quindi felpata dentro, e ha le paillette reversibili.
Quindi qui diventa così molto glitter e qua invece ha le paillette praticamente opache, diciamo, senza iridescenze. Penso che ti piaccia di più così. No. Ti piace di più arancione? Sì. Perfetto. Ah no, ce l'hai anche qua le iridescenze. Opache no, perché sono paillette lucide, però diciamo che la parte glitterata, olografica, meglio ce l'ha dall'altra parte. Poi, amore, siediti a fianco. Oh, vabbè. Per Tommaso, Tommaso era quello messo un pochino peggio per alcune cose, tant'è che gli serve assolutamente un giubbotto che lui non ha, lì c'è il casino di tutti i giubbotti, ho tirato fuori adesso dei giubbotti, il suo giubbotto pesante che ho preso con i saldi a inizio anno o con i saldi estivi, ma l'ho pagato 11 euro, con i saldi estivi credo. L'ho pagato 11 euro ed è un piumino, spero pesante, non lo so. Mentre Tommaso non ce l'ha. E ho fatto male a non comprarglielo perché oggi gli serviva, perché proprio non ha giubbotti. Allora, questo se l'è scelto lui, è un pantalone di cotone, un pantalone jogger di cotone abbastanza leggero, tipo i pantalone sportivo di cotone, non jeans, ma più leggero, diciamo. Con i dinosauri che ha sotto sempre il polsino da caviglia, come lo chiamo io, necessariamente con l'elastico e con le culisse, perché lui cresce in altezza, ma è molto magro, ha un vitino così e quindi è necessario. Non posso andare oltre la taglia 7 anni, che sarebbe la nostra, questo 7 anni, la nostra 128 centimetri, perché che comunque gli va bene perché sarebbe larghissima. Già la 128 va ristretta abbastanza. Poi, sempre per lui e sempre dinosauri, perché il tema un po' era quello, gli ho preso una felpa. Allora, queste cose che vi faccio vedere adesso facevano parte di compra 2 e 1 gratis, quindi di un 2 per 1. Noi abbiamo il 3 per 1, mi pare, sì. Qui c'è il 2 per 1 e quindi ho preso questa felpa. Le felpe e le maglie cerco di prendergliele sempre 8-10 anni, quindi la 134 centimetri, perché gli vanno meglio, gli vanno un po' abbondanti, ma gli vanno meglio. Scusate, Ele, non toccare il cavalletto. Ed è così questo senape con i dinosauri e col tascone davanti e con il cappuccio, ovviamente. Poi, sempre con la promo 2x1, ho preso anche questa classica felpa. Qua c'è scritto New York City. Questa felpa è più felpata, questa è proprio calda calda. Mamma. E questa era sempre 2x1. Poi anche questi, dimmi. Posso guardare la TV? No, amore, adesso mangiamo e andiamo a scuola di corsa. Pantaloni sempre 2x1. Mi sono allontanata dal blu elettrico perché io appena vedo blu elettrico non capisco niente. Mi sono forzata a non comprare blu elettrico anche perché ce li ha. Mio figlio è da quando è nato che ha un armadio di roba a righe e blu elettrico. Semplice pantalone, niente di che, verde con queste due sfumature di verde qui, di cui c'erano anche le tute complete, quindi sia questo verdino chiaro che questo color, specie di verde un pochino più salvia, mi verrebbe da dire, forse più questo salvia, c'era anche la tuta completa. E poi, sempre per Tommaso, ho trovato anche questa felpa, che però mi sa che questa sia esatto una 122 centimetri, quindi è 6-7 anni, leggermente più piccolina, però gli va lo stesso, e beh, questa veniva a 9,99, quindi lui vive in tuta ed era bella felpata, quindi gliel'ho presa. Poi, queste maglie erano a 4,99. E gli ho preso questa col T-Rex e poi gliene ho presa un'altra. Sì, 4,99, sempre con Mamma, quest'altro dinosauro. Devi fare la pipì. Oh, andiamo subito. Pantalone uguale. se lo poi me la faccio addosso. No, per carità, adesso la facciamo. Pantalone felpato blu semplicissimo, uguali a quelli che ha da quando è nato veramente, sia la versione in cotone leggero che la versione felpata. Questo, anche questi 2x1 e 2x1 anche, quindi pantaloni e le felpe fondamentalmente, 2x1 tranne quella rossa. Anche questo era un 2x1 e l'ho
e l'ho presa verde, così, questo verde acido, così. Mentre per Eleonora la felpina che indossa, un'altra felpina unicorno, l'ho preso 4-6 anni, questa è un po' più grande, questa è 4-5 mi pare, sono le 104 centimetri, giusto? Questa è più grande invece, è una 110-116 perché era un pochino più, non voglio dire crop, però era un pochino più corta rispetto alle altre, quindi gliel'ho presa, pace, tanto va benissimo, quindi un altro unicorno. Poi sempre con il 2x1 invece c'era questo pantalone, volevo che avesse dei pantaloni. Lei ha sempre usato a Roma sempre i leggings di cotone leggero dall'autunno alla primavera, qui serve qualcosa di più pesante, quindi pantaloni leggings felpati dentro, e le ho preso questo verdino con le farfalline un po' leggermente glitterate. Poi le ho preso un altro di questi pantaloni, sempre 2x1, nero con i cuoricini, ed infine una tuta, sempre 2x1 ma due pezzi separati, ed è questo grigio con la banda, che poi sono praticamente, è la versione in rosa, in grigio e rosa di questi, perché vedete anche questo ha la doppia banda, la banda di due colori, però di questo non c'era più la felpa, e la felpa invece in questo caso c'è ed è fatta così. Poi abbiamo preso un pacco, abbiamo preso questo che è della linea H&M Home, era vicino alle casse e lei desiderava tanto da morire un unicorno. Le ho preso un set di mutandine, ma sto giro niente principesse, pepe eccetera, non c'era nulla di bellissimo. Lì l'ho preso queste semplicine qua così, e c'è grigia col fiocchettino così, con i glitterini qua che non si vedono. Rosa semplice, rosa chiara con i qua, semplice così, mi pare ci fosse anche bianca, sempre con il glitterino bordato, con il bordo glitterato, glitterino bordato. Io invece mi sono presa tre magliette, una ce l'ho nera qua sotto ed è uguale a quest'altra, è uguale a tutte quelle che ho, sono della maglia linea base, la bianca l'ho presa L perché non c'era XL. Questo invece è un modello, mi pare, leggermente più spesso delle altre due. Ho preso XL, questa è la, è anche la nera, perché si restringono tantissimo. Non mettetele mai in asciugatrice perché diventano così. Si restringono in lavaggio, quindi le ho presa grande. Preferisco l'XL perché poi diventa una L addosso. Abbiamo fatto tutto. Ok, adesso andiamo a togliere la pasta che nel frattempo, sa che la cottura è perfetta. E basta. Cosa? E perché prendi tutte quelle che non ci capisce niente? Le vuoi portare dove? A scuola. A scuola? Vediamo. Va bene, adesso salutiamo. Noi ci vediamo al prossimo video e buona giornata. Puoi salutare. Ciao, ciao. Ciao, ciao unicorno, ciao ragazzi.